Mamma, che faccio? Stamattina sto proprio acceso. Buonissimo. Forse dovrei aggiustarmi la barba. Ah, ci avevate sperato che non usciva l'uovo in camicia? Sì, l'avevo visto, l'avevo visto. Comunque, adesso prendo il mio caffè, mangio le uova in camicia, anzi l'uovo in camicia, e poi andremo finalmente con l'unboxing del tanto atteso Unicoda 16. A fra poco. Adesso siamo leggermente più presentabili. È stata una cosa molto intelligente. Tre anni di guida essenziale all'uso. Ah, forte questa cosa. Allora, mettiamo che voglio fare 4 panetti. Ogni panetto deve essere 280, idratazione del 70%, 3% di sale, olio 0%, poi mettiamo 24 ore di lievitazione, temperatura mettiamo in gradi e qui in Germania mettiamo sui 17 gradi, lievito fresco. Ci servirebbero 647 grammi di farina, 453 di acqua, 19 di sale, 0,7 di lievito. Vabbè, proverò a testarla questa applicazione. Comunque una cosa molto, ma molto figa. Ok, questa è la pietra, interessante. Biscotto Oni, bellissimo, veramente fatto bene. Con la scritta Oni incisa, il logo. Devo dire una cosa a favore di Oni, questo imballaggio è davvero di qualità estrema. Un altro manuale di istruzioni, la garanzia di 3 anni, bisogna registrare il prodotto entro 60 giorni dall'acquisto, quindi molto importante se acquistate. Poi qua abbiamo il manuale di istruzioni con tutte le cose di, sicuramente di sicurezza, come viene attaccata alla bombola, eccetera, eccetera. E poi qua abbiamo la guida essenziale, secondo me tutti i settaggi, la parte più calda, la parte più fredda, come funziona la tecnologia, come è sviluppato ingegneristicamente, eccetera, eccetera. A noi non è che interessa più di tanto, quindi andiamo a vedere il resto del Carlino, scherzo, il resto dell'unboxing. Qua abbiamo, guardate, come imballato a regola d'arte. Io poi che sono un maniaco dei cartoni e degli imballaggi, mi sa che me lo devo tenere. Ci tengo a precisare che Oni non mi ha pagato per questo video e il forno l'ho comprato, quindi non me l'hanno mandato. Però sono stati molto gentili in chat e giustamente con i numeri che faccio non me l'hanno detto. Ho detto, cioè, ma dove va via in pratica? Taracatta e basta. Quindi l'ho comprato. Ragazzi, ma è leggerissimo. Fa la sua magra figura, però è leggero, non è pesante. Estremamente pesante, capito? Ma avete capito? Oh, non mi avete capito. Non mi avete capito, sicuramente. Ok, metto un attimo a posto il casino che ho combinato. Questo andava qua. Questo andava qua. Chiuso così. E questo andava chiuso così. Ta-da! Cartone richiuso. Adesso levo la pellicola protettiva. Guardate, qui c'è tipo come se ci fosse della colla oppure un graffio, non lo so, provo a levarlo, vediamo se si leva. Non si leva. Vabbè, questo è l'attacco del forno.
Addirittura viene spedito anche questo aggeggio qua, che in pratica serve per accendere la fiamma in caso non dovesse funzionare il sistema di accensione di Oni per qualsiasi motivo, ok? Quindi molto interessante. La fiamma forma una L ed è uno dei sistemi migliori per quanto riguarda questi forni portatili al mondo, e questo permette anche all'Unicoda di cuocere la pizza in maniera molto vicina a quella di un forno a legna, quindi la possibilità di realizzare una pizza napoletana molto vicina a quella originale. Nella parte di dietro invece troviamo il sistema di piedi, quindi per farlo tenere bello stabile, e sul lato il sistema di accensione. Adesso metto la pietra all'interno del forno e poi vado a preparare la postazione per posizionare sopra il forno e andare a fare i primi test di temperatura. A fra poco. Ok, quindi ho posizionato il forno su un tavolo sopra il balcone, perché è appunto un forno per esterni, e ho acquistato una bombola a propano da circa 12 kg. Su internet ho letto che con 12 kg di propano più o meno si riescono a fare 36-37 ore di fuoco. Una volta posizionato il forno, ho acceso, ho fatto la mia prima accensione e ho controllato ovviamente che non ci siano perdite dal tubo. La sicurezza prima di tutto. Stasera andrò a fare dei test con la pizza, ovviamente, perché non potevo aspettare, quindi ieri sera ho impastato, ho fatto un impasto a 20 ore circa, 15 ore in frigorifero, 14-15 ore in frigorifero, e poi il resto lo farò lievitare a temperatura ambiente. Sono circa 18 gradi in casa, 20 gradi, quindi dovrebbe uscire un ottimo risultato. Andiamo a vedere, sono curiosissimo. Vi consiglio, appena vi arriva il forno, di andare subito a registrare il numero di serie che trovate dietro al forno oppure sul cartone. Scansionate il QR code e mettete tutti i dati necessari per registrarvi. Ok, qui sono passati circa 20 minuti e come possiamo vedere nella parte centrale abbiamo una temperatura di 200 gradi più o meno, nella parte più vicina al fuoco circa 250 gradi, quindi un'escursione termica di 50 gradi circa. Sulla superficie invece il forno raggiunge una temperatura adesso attuale di circa 100 gradi. Dopo 30 minuti la situazione è la seguente: abbiamo una temperatura di circa 300 gradi nella parte più profonda del forno e nella parte frontale circa 200 gradi. In linea di massima si può notare un'escursione termica di circa 70-100 gradi tra la parte frontale e quella più calda del forno. Questo ci permette di giocare anche un po' con le temperature, dal momento che la pietra non avrà tutta la stessa temperatura, ma questo è appunto normalissimo. Invece il forno, per quanto riguarda la parte dei sostegni, quindi dei piedi in acciaio, si comporta molto bene, perché i piedi non si riscaldano per niente anche dopo parecchie ore di utilizzo. La parte di sotto attaccata alla pietra, cioè la parte a diretto contatto con la pietra, si riscalda molto, ovviamente una cosa normalissima, mentre per quanto riguarda la parte delle metalliche che proteggono i tubi e l'accensione non si riscalda per niente, quindi un'ottima dissipazione da parte di questo forno. Ok, perfetto, adesso spegnerò il forno perché ormai è arrivato a 400 gradi, quindi l'ho testato, ho fatto la prima accensione. Per arrivare a temperatura ho impiegato circa 45 minuti, come da manuale, come da video su YouTube, quindi tutto in regola, fa pure freddo fuori, quindi la temperatura è bassa. Stasera andrò a fare le mie prime pizze con il forno e andremo a vedere appunto cosa ne uscirà. Ci vediamo dopo. A livello costruttivo, una cosa che ho notato, ma penso sia solo un difetto del mio forno, è che la parte frontale non è proprio a livello, una parte più alta e una parte più bassa. Sono delle piccolezze, però volevo farlo presente. Sto realizzando i panetti per la pizza. Questo era quello di cui vi parlavo riguardo all'estensibilità dell'impasto. Guardate qua, assurdo. Elastico e estensibile all'infinito, assurdo. Se viene buona la pizza, poi ci faccio pure il video su questo impasto, su cosa ho usato per realizzarlo. Ragazzi, ho fatto una modifica artigianale alla pala per allungarla, poi per andare a vedere l'infornata ho messo la GoPro sulla pala con due fascette. Speriamo che regge, altrimenti invece della pizza cucino la GoPro. Ok, quindi si va a stendere la pizza in modo molto semplice. Mi sembra di aver fatto una margherita, era la prima.
Quindi prendo la pala, la posiziono, una pala molto rustica come vi ho fatto vedere, ma non servono grandi strumenti per fare grandi cose. Serve solamente un po' di cura nei particolari e un po' di manualità. Per il resto si fa anche con una pala del genere. Vado ad infornare, qui la GoPro mi ha aiutato molto nella ripresa, e per la prima cottura vedo che la pizza ha impiegato un po' di più del previsto. Qua si vedeva bene, si vede molto bene che non so usare molto questo forno, che non lo conoscevo bene, perché appunto le temperature non le riuscivo a gestire al meglio. Doveva essere molto più aggressivo e secondo me l'impasto doveva crescere un altro poco, non era lievitato proprio bene. Secondo me aveva maturato troppo nel frigo, la lievitazione era un po' indietro. Infatti le prossime pizze escono secondo me un pelino meglio. Comunque, risultato accettabile per essere la mia prima pizza nel forno Onikoda. La parte del taglio e quindi dell'alveolatura non è malvagia, non è malaccio, però può venire sicuramente meglio. Andiamo adesso con il secondo test. Ho fatto una pizza con del prosciutto, mi sembra, e del gorgonzola, se non erro. Qua il forno era molto più aggressivo, l'impasto era già andato più avanti di lievitazione e maturazione, e si vede perché la pizza è venuta decisamente meglio a mio parere. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Poi vado in cucina e vado a tagliarla per vedere appunto che tipo di alveolatura ha e per farvi vedere anche il di sotto della pizza, che non è perfetto, ha molti difetti, e termino con la terza pizza realizzata in questa serata. Adesso facciamo una prova con un altro tipo di impasto. Ho fatto un impasto al 68% di idratazione con due tipi di farine, poi tutti e due gli impasti ve li metterò in descrizione, e una lievitazione di circa 8 ore, 9 ore più o meno. Quindi andremo a fare questo test stasera, vi farò vedere come escono le pizze, quindi faccio un po' di allenamento, ecco, anche perché a fine settimana è l'unico momento in cui posso usare il forno, quindi top. Ci vediamo dopo. Una cosa che ci tengo a precisare che potrà tornarvi utile è il fatto che utilizzare una pala come quella che utilizzo io, quindi da mezzo centimetro, nemmeno un centimetro di compensato, non è molto consigliato perché andrà a bruciarsi e distruggersi. Quindi magari investite un paio di euro in più e acquistate una pala decente, non come quella mia. Ok, ci siamo, quindi nuova serata, nuova corsa, nuovo fine settimana. Adesso vado a testare nuovamente il forno e inizio subito con una pizza margherita, semplicissima. Qua si vede già che l'impasto è decisamente migliore. Ripeto, gli impasti e le dosi ve li metterò in descrizione. In totale sono 3 impasti. Vediamo già la colorazione, la maculatura e quant'altro di questa pizza, è sicuramente superiore al primo test che ho effettuato la settimana prima. Questa è stata una pizza canotto realizzata da un principiante, quale sono, quindi ditemi voi la vostra nei commenti e fatemi sapere che ne pensate. Ovviamente non manca andare a vedere il di sotto della pizza e l'interno, quindi l'alveolatura. Andiamo a fare il taglio e vi faccio vedere l'interno come si presenta. Quindi il di sotto è cotto, l'interno si presenta bello alveolato e strutturato. Secondo il mio parere una gran bella pizza, ed era pure buona. Qui continuo poi ovviamente con le infornate, avevo realizzato diverse pizze per la serata, quindi mi sono divertito parecchio, ecco. Molte le ho fatte tutte di base margherite, poi le abbiamo condite fuori dal forno, quindi abbiamo messo degli ingredienti a crudo poi sopra. Colgo quindi l'occasione per invitarvi a seguirmi sul mio profilo Instagram, dove sono molto attivo e carico sempre ricette, storie e soprattutto metto nelle storie in evidenza le mie pizze realizzate con il forno Onikoda. Quindi se siete interessati a vedere sempre pizze nuove, sempre nuovi impasti, mi raccomando seguitemi perché ne vedremo delle belle. E ovviamente io realizzo tutti i miei impasti, tutte le mie pizze a mano e massimo utilizzando uno sbattitore da 10 euro, quindi nulla di complicato e non replicabile a casa. Quasi stavo dimenticando di farvi vedere la prima accensione del forno, quindi ho dovuto riprenderla in un secondo momento. Per accendere il forno è semplicissimo, attaccate quindi alla bombola, aprite il gas e girate il bottone di accensione tenendo premuto in senso antiorario. Appena sentirete il clack, tenete ancora premuto in modo che la fiamma si stabilizzi e avete acceso il forno. Per spegnerlo è semplicissimo, tenete premuto in senso orario fino a quando il forno non andrà a spegnersi. Una volta spento il forno, chiudete il gas e staccate ovviamente il forno dalla bombola.
Perfetto, siamo arrivati quindi al terzo esperimento. Nuovo impasto, quindi terzo impasto, ovviamente lo troverete anche esso in descrizione, e vado con la preparazione delle pizze. Io l'impasto lo copro sempre con un panno umido per farlo lievitare, prima di andare a fare la stagliatura. Ok, la prima pizza non poteva che essere la margherita, quindi ho fatto una margherita per testare l'impasto e come vedete, secondo me è quello uscito meglio tra tutti e tre. Un impasto che si addice e si presta molto a questo forno all'unicoda, dal momento che è molto aggressivo nella cottura, ho preferito utilizzare un impasto non troppo idratato, anche perché è molto più facile da gestire. Alle volte le cose semplici sono secondo me anche le migliori. La seconda pizza è questa che ho realizzato con una crema di cime di rapa, fior di latte e salsiccia. Questa è la più buona di tutte, secondo me, proprio come gusto. E come struttura un pelino superiore ancora alla margherita. Si vede che il panetto andava avanti di lievitazione e maturazione, quindi un'ottima pizza dal mio punto di vista. L'ultima è una pizza che, ragazzi, volevo farla e basta. Mi ero fissato che dovevo fare questa pizza e l'ho fatta. Ho provato a fare un esperimento, una pizza gourmet che secondo me non è uscita tanto bene da vedere, cioè dal lato estetico, ma sul lato del gusto era davvero una bomba. In pratica la inforno così normalmente, riscaldo il panino per andare a girarla e una volta sfornata, quindi una volta sfornata la pizza bianca, vado a condirla con un sifonato, una spuma di mortadella. Sì, avete capito bene, una spuma di mortadella che volevo mettere in modo più delicato, ma non ci sono riuscito, della burrata fresca sopra e della granella di pistacchio. Scusatemi lo stile, alla Nusret uscito malissimo. Ed eccoci giunti alla fine di questo video. Mi sono divertito molto a farlo, a riprenderlo. Ci sono volute diverse settimane perché ho dovuto fare diversi passaggi, diversi step, quindi ci è voluto il suo tempo. Secondo me è un video uscito abbastanza bene, nel senso che ci sono parecchie informazioni per voi che volete acquistare questo forno e non sapete bene se fare o meglio l'acquisto, quindi se la scelta è giusta o meno. Vi posso assicurare che è un gran forno, è un gran prodotto, il prezzo è praticamente bilanciato, è perfetto per il prodotto perché è costruito molto bene. Come avete visto, le pizze escono davvero bene, anche se fatte da un principiante, il quale sono. Quindi mi raccomando, se il video vi è tornato utile in qualche modo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, fatemi sapere la vostra, taggatemi su Instagram con le vostre pizze e soprattutto seguitemi anche su Instagram, ci tengo molto. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!